Benvenuto a voi, Ricky. Ciao. Ciao. Ed Ella. Ciao. Il 3D applicato all'ambientazione marina amplifica ancora di più l'effetto di immersione, consentendo allo spettatore di sperimentare le profondità oceaniche in maniera più avvolgente e vivida. A dimostrarlo è stato l'incredibile successo de Le avventure di Sammy, film per l'infanzia del belga Ben Stassen, incentrato sulla lunga vita di una tartaruga marina. I nostri nonni li hanno portati via. Stassen, questa volta coadiuvato alla regia da Vincent Castelot, ha pensato bene di dar vita a un seguito del film del 2010, Sammy 2 La grande fuga, in cui ad affiancare il vecchio protagonista Sammy, ormai anziano, e il fedele amico Ray, si aggiungono le nuove generazioni di tartarughine, rappresentate dai teneri nipotini Ricky ed Ella. Finiti in un faraonico acquario sottomarino di Dubai, Sammy e Ray vengono imprigionati nelle reti dei bracconieri insieme a Lulu, una squinternata aragosta dalla doppia personalità, e a Jimbo, strampalato pesce blob. Mentre le due tartarughe tentano di progettare un'evasione, i piccoli Ricky ed Ella si avventurano con l'aiuto della polipetta Annabelle e di sua madre in un rischioso viaggio alla ricerca dei loro nonni. Non funziona. Questo lo dici tu. Io so come liberarli. L'originalità dell'intreccio non è certo il punto di forza di questo seguito. Inoltre, rispetto al primo film, l'unità di tempo e di luogo conferisce un'eccessiva staticità e pesantezza al racconto. Sparito quasi del tutto anche il messaggio ecologista, in Sammy 2 La grande fuga rimane poco altro, se non qualche gag affidata ai personaggi più buffi e alcune sequenze d'azione particolarmente concitate. Cinema in 2D e 3D.